oggi un primo molto siciliano. Bene, ciao a tutti, sì, giusto, brava, tu sei sempre ciao tu. A tutti. Ciao. E benvenuti nella nostra cucina virtuale. Giusto, giusto. Oggi siamo qui per preparare un piatto veramente buono. È un tipico piatto, quattro stagioni. Io preferisco prepararlo... Buclè, sei arrabbiata. Io preferisco... Vieni qua. Io preferisco prepararlo in inverno, anzi in autunno, e portarlo alle scampagnate. Infatti domani andremo a Milo e sto preparando questo piatto per portarlo in campagna, perché è molto semplice da porzionare e piace a tutti. Ma di cosa stiamo parlando? Degli anellini! Anellini, bravo! Uno sformato di anellini al forno. Gli anellini sono un taglio di pasta. È partito super quark. Gli anellini sono un piatto tipicamente siciliano, sono un taglio di pasta molto buono che rimangono al dente a lungo e quindi sono molto indicati per gli sformati, perché tengono molto bene la cottura. In più quei buchini facilitano la trattenuta del ragù, e quindi che hai quella faccia? E la farcitura tra uno strato e l'altro di anellino viene fantastico. Cercateli e richiedeteli al vostro negoziante, perché in Sicilia si trovano tutte le parti. Credo che anche al nord si trovino. Fatecelo sapere. Che periodo risalgono gli anellini? A quel periodo dove hanno inventato la nuota? Più o meno. Brava, brava. E allora ragazzi, dopo la ruota la macina, dopo la macina gli anellini. È un seguirsi. Sì, sei una storica della pasta. E allora ragazzi, basta cianciare, andiamole a preparare, simpatico. Ed ecco gli ingredienti per il nostro timballo di anellini siciliani. Questa è la ricetta per una bella teglia. Userò 800 g di anellini siciliani. Per il ragù, 2 passate di pomodoro mutti o qualunque altro voi preferiate, a me piace questo. Poi 300 g di soffritto, sedano, cipolla, carote. Io ne sto usando uno surgelato per sbrigarmi. Dell'olio io ne uso un 5 cucchiai per il ragù. Sempre per il ragù metterò 280 g di pisellini che io ho già lessato e sgocciolato, un pizzico di sale, quello che gradisce il vostro palato, e un cucchiaino di zucchero per il ragù. E naturalmente per il ragù un 700 g di trita. Io qui ce l'ho di maiale, se volete potete fare anche un mix tra maiale e manzo, viene buonissimo. Tu cosa consigli, koala o manzo? Io non mangio volentieri la carne rossa, quindi lo faccio solo di maiale. Quindi niente koala? No. 250 g di parmigiano reggiano, 5 uova tagliate a fette e un 6-8 sottilette. Naturalmente anche per il ripieno ci va il sale e se volete anche il pepe. Io invece starò leggera di pepe. Ci occorrerà per foderare la pirofila del pan grattato e del burro o dell'olio extravergine di oliva. Questo è del tutto facoltativo. Cominciamo subito. Innanzitutto mettete l'acqua a bollire con una presa di sale. Cominciamo subito. Per iniziare, stiamo fuori dalla fiamma, metto i 5 cucchiai di olio e il soffritto e metto a fuoco allegro finché non sfregola tutto un po'. Metto fuori dal fuoco perché, essendo il mio soffritto surgelato, faccio andare lentamente, non faccio riscaldare l'olio e poi butto il soffritto, perché sennò sfrigolerebbe, e una delle ultime volte che ho fatto così mi è andata a fuoco la cucina. Bella mossa! Quindi meglio non farlo, da allora ho imparato. Per adesso non aggiungo sale. Andiamo ai fornelli. Accendo la fiamma, faccio andare l'olio su tutto, quindi rimesto ben bene, e faccio soffriggere. E ci vediamo quando qui sfregola tutto un po'. Sentite sfrigolare? È giunto il momento di mettere il tritato. E lasciamolo cuocere un pochino.
senza sale, sigilliamo la carne per adesso, sennò perderebbe tutta l'acqua e verrebbe in brodo. Bene, ci vediamo quando la carne ha assunto tutto un colore rosa pallido pallido, tutto così. Questa ho cambiato padella, ne ho messa in una più ampia e adesso esternamente il nostro ragù è tutto cotto, aggiusto di sale e aggiungo i pisellini e lascio andare, che buon ragù bianco così, e lascio andare per circa 10 minuti. In questo ragù io non metterò vino, se volete mettere il vino fatelo prima di questo passaggio, cioè prima del sale e prima dei piselli, fatelo ben asciugare e dopodiché mettete piselli e sale. È giunto il momento di versare la passata. Io ne verso due bottiglie, facciamo prendere tutta la carne dal sugo, quindi lasciamo stringere a fuoco lento, mescolando di tanto in tanto fino a che il ragù non sarà bello stretto, cioè quando non galleggerà più nella salsa, ma si vedrà bello rappreso e granuloso. Poi a metà cottura ci vediamo perché aggiungerò lo zucchero che serve per togliere l'acidità della salsa. L'acqua bolle, caliamo la pasta. Una rimestata e poi cuociamo per 12 minuti. Nella confezione c'è scritto 13, noi tiriamo la via un minuto prima. Subito dopo aver versato la pasta mettiamo anche un cucchiaio di olio a cuocere nell'acqua di cottura e rimestiamo. Questo farà sì che la pasta non faccia massa e che gli anelli non si attacchino l'una con l'altra diventando un gran mappazzone anche in fase di poi timballo, no? Non soltanto adesso che è libera. Ok, ora può cuocere per 12 minuti. Il ragù ha cominciato a sobbollire, aggiungiamo anche lo zucchero e adesso lasciamolo stringere in santa pace. Scolata la pasta aggiungiamo un altro cucchiaio d'olio e rimestiamo in modo che non ammassi. Ok, possiamo lasciare riposare e possiamo aspettare che il ragù finisca di cuocere. Ed ecco il nostro ragù bello e pronto, che frigola quando lo stacco dal fondo della pentola. Ecco, deve essere così, non fitto fitto fitto, fitto ma con un po' ancora di gioco di salsa, perché adesso dovrà umettare tutta la nostra pasta. Quindi spengo la fiamma e adesso vedrete cosa faccio. Adesso con un po' di forza bruta verso la mia pasta dentro al ragù. Faccio amalgamare. Faccio questo lavoro a fuoco spento perché non voglio che la pasta continui a cuocere troppo. Già col ragù continuerà a cuocere, ma non voglio esagerare. Faccio prendere tutta la pasta di ragù ben bene e poi vado a comporre la mia pirofila. Con una noce di burro e mani pulite ricopro tutta la teglia da prima di burro e poi spolverizzo il mio pangrattato. Quindi un pochino di pangrattato e foderiamo tutta la pirofila. Eccola qui la nostra pasta, che già così ragazzi è una goduria per l'olfatto. A questo punto verso all'interno della mia pasta il parmigiano. Voilà, io faccio tutto con le mani, ma ho le mani l'uovo no l'uovo sì dopo ma ho le mani estremamente pulite, estremamente. Voilà, così il formaggio andando in forno fonderà e insaporirà tutta la pasta. Facciamo un bello strato di pasta di anellini e schiacciamo in maniera molto fitta il tutto. Mettiamo le nostre 6 sottilette.
Quindi adagiamo uno strato di uovo sodo. Metto un altro pochino di sottiletta. Giusto per gradire, non è che... Sì, vi ho detto, 8 sottilette. Potete mettere anche la mozzarella se vi aggrada. Potete mettere anche i salumi se vi aggrada. Alcuni mettono la mortadella, altri mettono il prosciutto cotto, io non metto perché niente. Perché noi non facciamo come quelli? Perché noi non siamo come quelli, cattivi, cattivi. E quindi ricopro con i rimanenti anellini. Copro con la carta forno e schiaccio. Solo così potrete dare la buona pressatura, con le vostre manine sante. Brava! Vero? Ok, ecco. Ora è tutto bello pressato, manca solo l'ultimo tocco. Prendiamo 2 cucchiai di pan grattato e 1 cucchiaio di parmigiano e mixiamo insieme. Qui volendo, se non avete bimbi, se poi mettete anche il pepe. E adesso, con le mani, come faceva la nonna, spolverizziamo tutto il nostro timballo. E adesso lui va in forno a 180 gradi per 20 minuti con anche il grill. Quindi faccio ventilato e elettrico, specialmente la parte di sopra, perché questo si deve bello abbrustolire. Ed eccola qui, ancora incandescente, la nostra pasta, il nostro timballo di anellini. Non posso toccare la pirofila. Adesso la vedete un po' così desertificata sopra, ma non vi preoccupate, domani, perché questa mi servirà domani, quindi io l'ho fatta così asciutta, in modo da stanotte porla in frigo. Mettetela in frigo se non la consumate subito. Quindi domani con un pennello la spennellerò un po' di olio e la reinfornerò per pochi minuti, già in forno caldo. Quindi farò riscaldare il forno, accenderò il grill, la riscalderò nuovamente e questa crosticina sarà di nuovo umettata e oliata, diciamo così. Quindi adesso una notte a riposare e poi domani, prima di papparla, di nuovo in forno con un filo d'olio sopra. E noi ci vediamo dopo. Ciao! Bene, avete visto com'è semplice fare questo sformato di anellini... Bene, avete visto com'è facile preparare questo sformato di anellini siciliani. E quindi ci sono varie cose, varie correnti di pensiero. Ci a Palermo sono 2000 varianti. Sì, lo fanno in un modo, a Catania lo fanno in un altro. A Palermo lo fanno con le polpettine di carne, se non sbaglio. Fanno la salsa con le polpettine, poi lo compongono ad anello e al centro mettono le polpettine. E quindi voi provate questa nostra variante. Noi catanesi siamo più per i timballi e comunque così è un formato più comodo da asportare, da portare altrove. Voi invece andatevi a fare un buon timballo di anellini e diteci cosa ne pensate. Ci vediamo presto sulle vostre tavole. Ciao ciao, ciao.